pescatori perché sono davvero riportato dentro il processo di Capaci con tutti quei siti che sono rimasti aperti e che hanno davvero ancora una richiesta, aspettano una richiesta davvero di risposte perché tutti quei siti che lui ha elencato dietro l'altro sembravano quei siti appunto all'epoca non rilevanti, forse non necessariamente utili per ricostruire la verità dei fatti, ma oggi con delle verità già cristallizzate tutte queste domande meritano davvero di essere sviluppate. Mi piace molto davvero la prima dal quale si è partito, cioè quella delle ragioni per cui bisognava entro 50 giorni vendere una strage proprio a Palermo, farla proprio in quell'estate, una seconda strage. Oggi con due mesi sono stati distrutti, c'è un'altra macchina, però appunto la storia meriterebbe di essere ancora tenuta in piedi. Ed è per questo che, cioè, anche per cambiare un po' l'osservatore delle valutazioni, mi piacerebbe far intervenire appunto Umberto Lapetto che è stato un ufficiale importante della Guardia di Finanza, esperto del settore delle comunicazioni e dell'informatizzazione delle indagini. Ecco, io ti chiederei appunto quali sono stati i tuoi rapporti all'epoca con il pool investigativo di Palermo, qual era l'utilità di un'esperienza come quella che la Guardia di Finanza poteva fornire. Parliamo di uccisioni in bianco, vale a dire, io ho avuto la fortuna 25 anni fa di essere al comando generale, ero quello che si occupava del futuro. Lo stesso futuro che Carlo Sartana mette nella dedica dicendo che ce l'hanno in mano moglie, figli, i nipoti, futuro che noi dovremmo essere capaci di dare, perché se no gli lasciamo veramente poche briciole. Io mi occupavo di intelligenza artificiale applicata alle attività investigative, poi ho dirottato le mie competenze a occuparmi di crimine informatico, però mi sono sempre occupato di crimine che aveva come, forse mai prezzemolo, le tecnologie onnipresenti, trasversali, capaci di essere lo strumento, capaci di essere i testimoni di qualcosa. E proprio in quel periodo si stava lavorando per poter combinare qualcosa che potesse dare finalmente applicazione a delle idee che erano state manifestate, il follow the money a me continua a rimbalzare nella testa, e si erano già forgiati, quasi si fosse presa la sindrome di Vulcano, forgiate le prime armi per poterle utilizzare. Io invece a distanza poi di 2 mesi, quando accade su quella dannata autostrada, sono stato trasferito e non ho più fatto il mestiere, sono stato trasferito in un numero speciale di questa volontaria e sono durato poco anche lì perché le mie indagini avevo un vizio terribile, non piaceva il lavoro che facevo. E poi ho avuto però la fortuna di lavorare comunque al Ministero di Giustizia con un solo rammarico, il fatto di non essere stato, di non esserci arrivato prima. Sono occupato, ho fatto da balia, tanto la persona qui presente che dirigeva i sistemi informativi di allora, con tanta voglia di fare qualcosa, e si respirava ancora un sogno da cui ci si era svegliati in maniera troppo brusca, un sogno che non aveva avuto. Brusca è detto non a caso, non era un atto sul piano. Tra l'altro io non credo a quello che racconta Brusca, sono convinto che è stato utilizzato un sensore di prossimità. E uno tra i rammarici che ho, avete presente quando passate col telepass, si apre una sbarra quando vi passate. Immaginate invece uno con un telecomando che potrebbe starnutire, potrebbe avere una vespa, un'ape che dà fastidio. E quindi probabilmente è stato congegnato in maniera diversa. E quindi uno dei rammarici enormi che ho è non aver mai potuto dare un minimo contributo a quel genere di indagini. Però ogni volta che mi andavo a impicciare di qualcosa che non andava, io nel 2006 mi sono inaugurato una stagione di indagini sul slot machine, e casualmente poi nel 2008 non siamo arrivati al momento di culmine, il mio primo target era qui a presiedere questo immobile, e nessuno credeva a quello che stavo dicendo. Adesso tutti dicono, così come tutti raccontano, ho lavorato con Falcone, penso che avesse un ufficio che era grosso come lo stadio olimpico, e invece io dico no, purtroppo non ci sono riuscito, quindi è un dolore che mi porto dietro. E lui aveva capito che la mafia era in mezzo a noi, che la mafia, forse infatti eravamo noi tutte le volte che non avevamo il coraggio di alzare la voce, di impuntarci, di fare comunque quello che non ci sarebbe convenuto. Quindi è stato un forte rimandante, tutto sommato, l'abbiamo
Europa ha potuto ispirare a gente come lui, che non si sono arresi nemmeno quando erano coscienti di essere diventati un bersaglio. E nel momento in cui ti senti, vedete nei film, quando si vede il cosiddetto endpoint, il puntatore laser, che adesso è diventato un giocato, un tempo sulla scena del crimine chi si aveva puntato addosso sapeva di essere morto. Lui ce l'aveva forse tatuato, ce l'avevano lui, ce l'aveva Borsellino, ce l'aveva sua moglie, ce l'avevano dei ragazzi della scorta, che la nostra memoria non ci fa ricordare come si chiama. E questa è una cosa che ci portiamo dentro con una forza grandissima. Se siamo una squadra, se si è capaci di trovare un compagno che comunque gioca la sua partita anche nell'umiltà del ruolo che sta rivestendo. Vabbè, dato che poi va a finire mi commuovo perché sono un cretino cronico, però un cuore. Preferisco fare cenno invece spendere due parole per Carlo Sarzana. Carlo Sarzana dice che il futuro ce l'hanno i nipoti, lui l'ha avuto in mano per un po' di tempo, perché è stato uno che negli anni 60, quando io quindi ero ragazzetto, già si occupava di crimini informatici, e io che ho fatto lo sceriffo del web, devo dire mi sento così, uno che l'ha defraudato, invece no, voglio ritenere uno suo scolaro indisciplinato, perché l'ho sempre dato molte volte appuntamente, mancavo clamorosamente arrivando in ritardo, stavolta però ho voluto, per uno così, può riuscirà, troveremo che nevica, sono arrivato puntuale. E Carlo è stato forse l'unica persona che poteva scrivere queste cose. Perché ne condivideva il metodo, perché aveva le stesse capacità, perché aveva la stessa etica, perché è sempre stato capace di affrontare quello che gli altri non avrebbero mai pensato di fare. Ho cominciato a leggere questo libro ieri sera e ogni pagina era una martellata. Spero di trovare la forza di continuare a leggerlo, perché è veramente un, se vogliamo, foriero di suggestioni, anche per chi non è una dei pedagogi. Io forse ho ancora... Io sono stato costretto a congedarmi a 52 anni, quindi mi hanno ucciso mantenendomi in vita, quindi continuano a vedere magari che questa è la mia uniforme che ha pensato invece di vietato di fare. E quindi qua dentro ha dato così la possibilità a tutti non di fare i criminologi che vediamo affollarsi nei talk show, ma di rivivere materialmente un percorso che deve dare così la sollecitazione a non dimenticare, a fare in modo che non vengano cancellati i ricordi come invece sono state cancellate le memorie elettroniche che custodivano una serie di elementi importanti e quindi, se vogliamo, è lui che ha un grosso, ha voluto così fare da pedoforo, se vogliamo, in una staffetta importantissima che è quella di celebrare quello che è accaduto, far sì che non ci si possa dimenticare, che se ne tragga spunto, che sia un insegnamento e che possa costituire la base di quel domani che lui apre ai nipotini. E che ci auguriamo tutti per tutti quelli che dovranno seguirci nel futuro.